spazio alle macchinine, perché questo weekend le c'è macchinine. Macchinine e motorette. Quelle che vanno veloci. Quelli che vanno veloci, veloci, fanno anche tanto rumore, non come quelle della Formula E. Stiamo parlando della Formula 1. Questo è un weekend speciale perché si corre una corsa storica, che è quella di Monte Carlo. Carlo Vanzini, Sky Sport Formula 1 HD, buongiorno. Buongiorno. Eccoti qua, ti sei svegliato a Monte Carlo, dove ricordiamo tu possiedi più e più appartamenti, quindi sei un po' di casa, Più e più barche anche. No, non soffermiamoci alla possibilità di carriere. Beni mobili e immobili. Questo poi reggeremo anche un po' della tua dichiarazione dei redditi. Carlo, senti, prima domanda, possiamo dirlo, questo è il gran premio più bello della stagione oppure no? È il gran premio più strano della stagione, perché quando ci prepariamo a questo weekend riceviamo anche, ormai il mondo social condividiamo qualsiasi cosa, riceviamo anche tanti messaggi, la più noioso, alla gara un trenino, però fino alla preparazione della gara, soprattutto oggi con la qualifica durante la quale si assegna il 90% del gran premio di domani, c'è qualcosa di speciale. E poi la gara, sì, è vero, sorpassare è impossibile, non c'è alternativa, però possono esserci le variabili, può succedere sempre qualcosa durante il Gran Premio. E poi bisogna sempre vedere il colore della macchina che sta davanti, perché la gara diventa più o meno noiosa, soprattutto per gli italiani, in base al colore della macchina in una macchina davanti. Quindi è particolare, si dice che la pista è una gara anacronistica, però se tu chiedi a un pilota che gran premio vuol vincere nella sua vita, ci risponde il Gran Premio di Monaco, non c'è storia. Ma pensa, senti, è la casa di Leclerc quella, giusto? È la casa di Leclerc, c'è uno striscione proprio alla prima curva dove hanno scritto Charles e hanno scritto Leclerc con la L apostrofo, e la parola messa lì vuol dire fulmine, tradotto dal francese. Lui è cresciuto, peraltro abbiamo fatto un'intervista molto, molto bella, molto carina, è cresciuto prendendo il pullman sulla pista dove adesso guida una Formula 1 e sai, prima ti dicevo il pilota sogna di vincere a Monaco, lui ha detto io sogno di fare un podio a Monaco, dove peraltro purtroppo per lui nelle ultime tre presenze con la Formula 2 e due con la Formula 1 non ha mai concluso la gara, magari la volta buona, e lui ha detto voglio fare un podio, se devo sognare sogno la vittoria, perché così faccio vedere ai miei professori qui a casa mia che insomma a scuola sì, non ero proprio quello che loro volevano, però gli faccio vedere dove sono comunque arrivato. È molto molto umana questa risposta, un po' come quando tanti anni fa si tornava al paesello con la macchina bella per far vedere che ce l'avevi fatta, che avevi sfondato nella vita. È la prima volta che sento un pilota e voglio vincere, far vedere ai miei professori che si sbagliavano con me. Diciamo che al di là della pagella scolastica può dire che qualche risultato così l'ha raggiunto. Senti Carlo, queste sono le sue valutazioni, le tue, perché poi nelle prove libere alla fine è andata bene, quindi questo podio forse la Ferrari lo può sognare? Giovedì la Ferrari è andata fortissimo, peraltro il dato storico di 1-2 nelle prove libere non è mai successo da quando c'è un cronometraggio ufficiale anche nelle prove libere dal 1982, però le prove libere sono come il campione d'inverno, il campione delle amichevoli estive, sì. non conta, cioè si contano per avere dei parametri, ma poi non assegnano niente. Da quello che abbiamo visto, una Ferrari che ha lavorato molto bene, che funziona molto bene anche con Carlos Sainz, è molto in palla su questa pista, però dall'altra parte qualcuno che ancora è andato in pista con diciamo non tutto il potenziale. Parliamo soprattutto di Mercedes, ma anche di Red Bull, che il potenziale ha provato a mostrarlo ma ha faticato con una macchina un po' nervosa, però hanno avuto anche due giorni per lavorare, per sistemare quello che qua in gergo viene chiamato setup, e quindi oggi diventa una giornata cruciale, leggermente velata al momento con qualche nuvola, ma veramente splendide giornate sul mare nel Principato e qua in Francia, e speriamo di assistere a una splendida qualifica. Ci prepariamo
alle 12 con le prove libere, e quindi avremo un ultimo assaggio per capire che cosa potrà succedere alle 15 quando inizierà la qualifica. E poi domani la gara, seguiremo insieme la partenza proprio con Sky Sport Formula 1 HD con la voce di Carlo Vanzini. Carlo, in ogni caso noi ci si sente domani mattina per capire un po' che tempo fa sul tuo yacht ormeggiato lì a Monte Carlo. Ti rubo 5 secondi? Sì. Perché stiamo girando, no? Ovviamente Spagna, Portogallo, e viviamo un po' le polemiche da noi, coprifuoco sì, coprifuoco no. Devo dire, Principato, ma poi noi ci spostiamo a dormire in Francia perché affitto ovviamente le barche e le case che ho a Monaco in questo periodo. Certo. Però, allora, coprifuoco in Francia alle 9 e ti assicuro, cioè tu alle 9 devi essere in casa, vi assicuro che alle 9, siccome noi per lavoro possiamo arrivare più tardi, noi siamo passate le 9:20, è incredibile, non c'è più in giro nessuno, cioè c'è un rispetto di quelle che sono le regole, ne parlavo anche con un ristoratore, diceva no, quelle sono le regole, noi le rispettiamo, un po' meno polemiche e magari ne usciamo prima. Beh, interessante questo confronto anche con la Francia. Carlo, dai, ti seguiremo da oggi e poi ti risentiremo domani mattina. Buona giornata, Carlo Vanzini di Sky Sport Formula 1. Ciao, buon lavoro! Ciao, buona Formula 1 a tutti! Ciao!